Buongiorno, oggi ci troviamo qui nel primo bacino dell'Ario per un'operazione che è stata avviata alcuni mesi fa e che oggi va, diciamo, a realizzarsi attraverso l'immersione e il recupero di reti da pesca che sono, diciamo così, cadute sul fondo e si sono ancorate diciamo, tra i sassi del fondale. Perché questa operazione? Beh, innanzitutto le reti. Quando cadono sul fondo diventano un rifiuto vero e proprio, un rifiuto che ovviamente va preferibilmente rimosso perché poi trattandosi di materiale non biodegradabile che non viene assorbito dall'ecosistema lacustre rimarrebbe lì quasi per sempre. Le reti rappresentano inoltre un'insidia perché per esempio pensiamo a chi svolge attività subacquea. Qualche subacqueo, un esperto, potrebbe essere attratto, incuriosito da questa presenza e potrebbe agganciarsi a queste reti in qualche modo correndo dei rischi. Sono anche un problema per la fauna presente sul fondale, perché mentre una rete che lavora durante la posa è molto selettiva e poi viene, diciamo così, tolta alla fine della sua attività in genere giornaliera, con pesce appunto a cui era mirata la cattura, quando cade sul fondo, oltre a trascinare con sé i pesci che sono rimasti impigliati magari nella parte superficiale del lago dove era stata posata, diventano queste reti un'insidia per altre specie che possono essere specie di fondale, come per esempio la bottatrice, l'anguilla, oppure anche per altri organismi presenti nel lago, come per esempio crostacei o quant'altro. Diciamo che poi c'è un aspetto anche paesaggistico di percezione. Io credo che tutti quelli che amano il lago, come appunto tutte le associazioni che oggi sono qui presenti a collaborare con la Polizia Provinciale in questa operazione, abbiano piacere a sapere che c'è qualcuno che si preoccupa anche di tenere puliti i fondali. Spesso da riva si intravedono queste reti che fluttuano nell'acqua e hanno anche, come dire, un aspetto quasi inquietante. Oltre a rappresentare i problemi di cui ho parlato prima, sono così un effettivo elemento di disturbo per chi vuole godere delle nostre bellezze del lago, anche sui fondali, bassi o medi che siano. Per cui direi che è un'operazione assolutamente meritoria, ma che soprattutto è importante anche per rafforzare quel senso di collaborazione che c'è ed è molto sviluppato in questo contesto tra le associazioni degli amanti del lago, che sono la Bibo Sub del gruppo Sommaziatori, che è il gruppo dei pescatori Alfa, piuttosto che l'Aero Club qui di Como. Tutto un gruppo di persone amanti del lago, ma che hanno anche una grande professionalità da mettere a disposizione per questo tipo di operazioni, così come già se ne sono svolte di analoghe in passato.